Allora, per Diego Fusaro, che è autore di Globalizzazione, vi rimostriamo la copertina, credo che le parole di Stiglitz siano musica, no o no, Fusaro? Sì, sono un balsamo per il mio cuore. Le commento con tre tesi. In primo luogo, per governare la globalizzazione, per fare keynesismo, occorre sovranità dello Stato nazionale, perché per intervenire nell'economia ci vuole lo Stato. Possiamo dire così, lo Stato nazionale può e deve essere democratico e socialista. L'economia globale non lo sarà strutturalmente mai. Seconda tesi, come mostra benissimo Stiglitz nel suo ultimo libro per Einaudi sull'euro, l'euro non è una moneta, ma è un metodo di governo liberista. Serve a massacrare i lavoratori e i ceti medi e a spostare, per così dire, verso la Banca Centrale Europea in un transito post-democratico la scelta delle decisioni che passa dai parlamenti alla banca e l'euro è una moneta privata e transnazionale. Cosa vuol dire? Che gli stati nazionali per usarla devono prenderla in prestito e si indebitano, quindi si pongono sotto il dominio della Banca Centrale. Ora una banca a decidere. Terza tesi fondamentale che esprime Stiglitz è che globalizzazione non fa rima con uguaglianza e con diritti, come ripetono le anime belle del globalismo, ma significa, come dico modestamente anch'io nel mio libro, globalizzazione, cioè perdita di diritti, creazione di nuovi schiavi planetari. Grazie, lo dice benissimo Stiglitz, alle leggi della competitività. Se tu, lavoratore italiano, tutelato da diritti ottenuti con le lotte di classe sacrosante, devi competere con chi in Bangladesh non ha diritti, ovvio che non saranno i tuoi diritti a spostarsi a Oriente, ma sarai tu a perdere tutti i diritti per essere più Allora, competitivo. La chiarissimi. neolingua lo dice dicendo che bisogna, si è vissuti finora al di sopra delle proprie opportunità, bisogna adeguarsi alla realtà, cioè globalizzarsi. Voglio chiedere